Professore, con l'avvento della nuova GDPR, cosa cambia in senso lato in termini di tutela dei dati personali? Allora, il regolamento generale europeo per la tutela dei dati personali si inserisce in un quadro normativo preesistente, non si parte dal nulla. Una direttiva del 1995 già disciplinava la materia dei dati personali, attuata in Italia nel 96, e poi il codice della privacy in cui quella disciplina è confluita, che esiste dal 2003 in Italia. Quindi la tutela dei dati personali non è qualcosa di nuovo. Il regolamento fondamentalmente rappresenta uno sviluppo, un consolidamento di quell'impianto di tutele, rafforza i diritti che già erano previsti nella direttiva e nel codice italiano della privacy, ad esempio il diritto alla rettifica dei dati, il diritto all'accesso ai propri dati personali, cioè a chiedere a chi tratta i dati di fornire informazioni riguardo al contenuto e alle tipologie del trattamento, il diritto alla limitazione del trattamento. E però introduce anche alcuni diritti nuovi, in questo senso ha un valore innovativo. Posso fare un esempio perché sono di due diritti che sono particolarmente importanti. Il primo è il diritto all'oblio, chiamato così proprio dal regolamento, che in fondo è un diritto alla cancellazione dei dati che abbiano conosciuto una divulgazione pubblica quando l'interesse pubblico alla diffusione si sia ormai esaurito. È un diritto molto importante perché deve essere bilanciato ovviamente con il fondamentale diritto all'informazione e la libertà di cronaca. E poi un altro diritto importante, nuovo, è il diritto alla portabilità dei dati, che rafforza il potere dell'interessato di controllare i propri dati personali al punto da poterli trasferire in blocco ad altri operatori. Un cambiamento, un aggiornamento, le diceva, forse un completamento, che riguarda sia le aziende e gli enti che il privato cittadino. Ci sa dare qualche indicazione in tutti e due gli ambiti? Allora, indubbiamente il cambiamento forse più significativo è proprio per le imprese, per le aziende in generale, ma anche per i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni, anche l'università che qui ci ospita oggi. Perché, e questo è un aspetto particolare del regolamento, si adotta un approccio, un'impostazione che favorisce e promuove la tutela preventiva dei dati personali, cioè si impone a tutti i soggetti che tratteranno o potranno trattare i dati di predisporre misure di ordine tecnico, giuridico, organizzativo che consentano di prevenire la violazione dei dati personali e quindi la lesione dei diritti fondamentali degli interessati. Fra queste misure, ad esempio, vi è quella di valutare preventivamente il rischio delle procedure di trattamento dei dati, facendo quella che si chiama una valutazione di impatto, che è prevista soprattutto nei casi di trattamenti di dati su larga scala o trattamenti automatizzati di dati. E poi, sempre in questi stessi casi, cioè trattamenti su larga scala o trattamenti di particolare categoria di dati, che sono i dati cosiddetti sensibili, è previsto che le imprese si dotino di una figura professionale dedicata, nuova, che è il responsabile per la protezione dei dati. Cosa succede a chi non si adegua al regolamento, a chi non lo rispetta? Sono previste sanzioni amministrative, pecuniarie, molto importanti. Parliamo di somme, di sanzioni che vanno e possono arrivare fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato globale annuo per le imprese quando si tratta di violazioni meno gravi. Per le violazioni più gravi si può arrivare fino a 20 milioni di euro oppure per le imprese il 4% del fatturato globale annuo. Quindi potete fare anche voi i calcoli, soprattutto per le grandi imprese che trattano i cosiddetti big data. Sono davvero sanzioni importanti. Peraltro non lo prevede il regolamento, ma saranno previste in una norma italiana interna di coordinamento, un decreto legislativo che non è ancora stato emanato, ma che lo sarà nei prossimi mesi, saranno previste anche sanzioni penali, che erano già previste dal codice della privacy, ma si tratterà probabilmente di fattispecie penali riformulate e nuove.